Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni rotobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Terminata con successo la quarta edizione della gara di pesca sportiva Trofeo Rancaglia Cremonini, organizzata dal gruppo Marci Organizzazio e Associazione Impronte, 120 ottobre 2018 di Marco Raboni per TC100 Web TV, la Web TV di 100. Il vulcanico Massimo Cremonini, per il più macio, accompagnato da Guido Bonzagni, speaker ufficiale della gara, anche quest'anno ha centrato l'obiettivo di mettere in bacheca, in senso simbolico, si intende, il quarto successo di fila con la gara di pesca sportiva Memoria Cremonini Roncaglia, dedicato ai genitori scomparsi, organizzato dal suo gruppo, come dicevamo, la Maci Organization, il gruppo Impronte, il Fans Club Ivan Valichi e tante altre associazioni centesi, come la compagnia Governatore delle Antiche Terre del Gambero. Contrariamente alle previsioni, la mattina della gara sul laghetto di Ponte Alto a 100 si alzava un bel sole che favoriva il tradizionale lancio della prima canna, effettuata anche quest'anno, di buon'ora, dal vice sindaco di 100 Simone Maccaferri e dedicata con tanta emozione al compianto Alessandro Farbetti. Operazione effettuata alle 8.30 in punto e noi amici eravamo lì. 5, 4, 3, 2, 1, via! Inizio gara! Poi i 24 pescatori, 8 dei quali professionisti, si sono dati battaglia a colpi di pastura intorno al proprio amo, di forma speciale, in modo che non danneggi il pesce pescato, perché, ricordiamo, la tecnica della gara è il ciappa e mola. Alle ore 11.30 Maccio dichiara terminata la gara e tutti i pescatori, in modo rituale, alzano la canna e via alle operazioni di pesatura e rilascio del peso, come potete vedere dalle note. Il presidente dell'Unione Pescatori Centesi, Bertarini Gianluca, lancia le premiazioni dopo aver salutato il gruppo. Al primo posto, allora, assoluto, Cavicchioli Giuseppe, con poco più di 22 kg di pescato. Al secondo posto, Guernelli Fulvio. Al terzo posto, Ferioli Marco. Comunque un premio per tutti c'era, anche per l'ultimo, come vediamo, a Ferioli Libero. Poi il vice sindaco di 100, nel suo discorso di saluto, ribadisce il sostegno dell'amministrazione comunale alla manifestazione, sottolineando come la pesca sia un'attività ludica e sportiva presente nel centese con tanti frequentatori. Foto di gruppo, rituale, foto di gruppo. E amici, arrivederci alla quinta edizione del 2019. Ciao ciao!